Eccoli qua. Buongiorno. Prego, prego. Padre, buongiorno. Eccoli qua, i bambini miei. Ne sono quanti ne sono? Oggi un po' meno di 19 perché qualcuno è stanco. Ah, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua. Eccoli qua. Ciao. Buongiorno e pace, un bel bacio. Mamma mia, siete bella, zia. Tutto bene, molto belli portate. Oggi finiamo, Rita, quindi concludiamo con lei. Ok. Vabbè, che gli vogliamo dare a questi bambini come colazione? No, cornetto. Come vuole lei? Noi siamo venuti proprio per stare con lei un po' perché i bambini ci tengono. Sì. Qualcuno, Rita, ci ha detto che siamo scostumati perché siamo venuti a quell'ora. Non ma i bambini. Padre, tu non mi avvisa nessuno. Pensa a me, che in casa mi faccio trasiati tutti con lui. Figuriamoci i criati. La gente che scrivono quelle sono tutti cattivi a Rita e non si vanno rabbete perché tu sei padre, no? Pensi che tu a me mi potessi dire qualcosa di più da chiesa e da religione. Purtroppo Cangop stanno tutti incattiviti, stanno accesi. Ho visto che è venuta pure una maestra di religione a trovarsi. Sì, ma qua mi vengono tutti pastori, maestri di religione, parroci, vengono di tutte le specie a casa mia. Voi siete contenti che la Rita ci ha ricevuti? Volete un cornetto? Sì, volete cornetti? Ma io voglio l'autografo. Pure! Ma vi faccio portare già i biglietti con gli autografi. Brava Rita! Brava Rita! Ma no, ragazzi, mi sono bello, guardate quante ne sono. Eccoli qua, tutti quanti. Ma c'è il collo. Eccoli. Allora, mo chiamano il bar. Il bar. No, quale bar? Un po' d'acqua. Allora, se mamma, Laura, mamma, fa su. Camme la rotta, camme. Camme tua, mamma, show. Va a pigliare i belli pacchi, i cornetti, o supermercato. Lancia a piacere le bottiglie d'acqua fredda a tavola perché già l'altra volta sono venuti dissetati. Ma la prima volta eravate stanchi? Stanchissimi. Sì. C'è qualcuno, Paola? Camera. Vuoi ascoltare a Rita? Ah, la mia compagna ha cantato, aspetta. Camera. La sua canzone. Quindi arriva che mortine, ruos e i cornetti trasculati. Poi ci piglio, vai in tuo magazzino mi. Ci piglio un pacco di le cose con l'autografo, fotografie e cartoline con l'autografo. Ma ci posso fare un autografo per Venuto? Io vi do i biglietti, io vi do tutti quanti. Vi do le cartoline con gli autografi. Posso farti sentire un bocadino? Sì, ragazzi, avete visto? Ciao Rita, un bacio. Umano. Ragazzi, dai, non so più loro, mi sta a morire. Lancia il bicchiere, non mi guarda. Ci vuole l'altra roccia, dai. Il bicchiere, falle bene. Camme, prendi il bozzellino mio. Vedi in giro dove l'ho messo. In borsa. No, ma non si preoccupi, basta l'acqua. Cade così, tu cazzo. Pallate, pallate. Tengo un erbo, stai in noto, bazzo. La gente cattiva che mette gli zinzani nelle case quando vengono a casa, casa sta... No, lei deve sapere che per esempio è la nostra prof, il nostro genitore, sì. Non la conoscevano. E stamattina parlavamo di lei con Don Vanni. E Don Vanni, che è il direttore dei Salesiani, proprio diceva questo: il riscatto di una persona anche grazie alla popolarità. Bravo. Lei è l'esempio del riscatto. A me, vendo un magazzino, hai capito? Pigliisce tutte le cose con tutti gli autografi. L'altro. Cammela! Quanti bambini sono? Qui saranno 10, mi pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 con il mini sindaco lì. 11 bambini? Sì. Cammela! Quante femminucce? Quante femminucce sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 femminucce? Cammela! 8 cappelli femminili e 3 maschietti sono. Brava! Sì. 8 femminili e 3 maschietti. Ci vedi i capelli creature da parielli. C'è una bambina che è stata riconosciuta ieri sull'autobus per il video che ha fatto lei. Ah, Carlotta. Sì. C'è una mia amica che ti vuole salutare. Sì, ragazza, t'hai visto? Bella. Ciao, bella. No, ramel, mogra. Ciao, amore. Sì. Ah, t'hai visto? E che stai, oi? Che stai? Bella nel caso vostro. A voi che giudicate. E basta pure squaccio una fetta TikTok
e pulito tutti che pulito riscere, magari che io sono scemi a giovezzi e senti a già fa scemi. Ecco qua, oi, che a me non è so scemi, a già vedere a giovezzi e senti a già fa scemi, con padre la puttana di creatura che sa non tu finisci di pensare. Non avrei di te.